e gioia, oggi con TG.news si trova assieme alla troupe di Storie di Fede nella chiesa evangelica pentecostale Jesus is Lord of Biella. Con noi abbiamo il pastore Aldrin Padilla e un amico, un fratello, John Lord Bautista. Grazie innanzitutto a voi per l'accoglienza e per noi è un onore. E bentrovati ai microfoni di Conteg.news. Bene, in un mondo dove la fede è la costruzione di una vita secondo l'amore di Dio, per alcune persone sembra venire meno in questo luogo, ogni domenica si respira la presenza di Gesù. Innanzitutto, ci potete raccontare, John e Aldrin, il vostro innamoramento per Gesù? Vivere da cristiani è un modello di vita differente dagli altri. Qual è il vostro? La vostra vita alla luce del Vangelo e delle Sacre Scritture. A voi, pastore, o John. Grazie mille per la bellissima domanda. No? Insomma, per vivere come cristiani, infatti come hai detto, è differente dal mondo, perché uno deve avere molta integrità delle cose che tu dici e che fai. E è veramente molto diverso, ma allo stesso tempo divertente. Insomma, essere cristiani non è come... non è essere molto diverso dagli altri, ma è più che altro vivere una vita molto più avvicinata al Signore. E noi come cristiani, sinceramente, come me, come giovane, io lo trovo fantastico, molto bello, perché uno riesco a esprimere facilmente come mi sento io come giovane in questo mondo che tanti giovani non sono credenti, non hanno la fede, però essere un giovane che ha la fede con il Signore è molto bello ed è molto onorevole al rispetto del nostro Signore, perché riusciamo a dimostrargli che noi possiamo essere diversi dagli altri, ma allo stesso tempo possiamo essere comunque umani e uomini che hanno la fede e possono vivere la vita normalmente come tutti gli altri. Sì, come dice Gian, non è proprio, diciamo, molto diverso. Cioè, ognuno di noi ha proprio la sua fede, però la Bibbia dice che noi abbiamo fede, nostra fede come pentecostale, però noi crediamo proprio quello che sta dicendo la Bibbia, perché la Bibbia dice che qualunque creda in Lui abbia la vita eterna. Quindi noi predichiamo proprio la parola di Dio. Perché la parola di Dio che insegniamo qui non hai un proprio... devi venire in nostra religione, devi venire il nostro culto, devi venire in nostra organizzazione per essere salvato, no? La Bibbia dice a tutti quanti, noi siamo davanti il Signore peccatore, certo. Però c'è un good news, there's a good news, una buona notizia dalla Bibbia che dice, specialmente nel Vangelo di Giovanni 3,16, magari questo qua abbiamo già ascoltato, perché dice, perché Dio tanto ha amato il mondo, che ci ha dato il suo unigenito figlio, affinché qualunque crede in lui non perisca ma abbia la vita eterna. E questo qua è molto importante di comprendere, di capire a qualunque di noi, che la fede è proprio dimostrare la tua relazione al Signore tramite Gesù Cristo, a quel che ha sacrificato la sua vita nella croce per tutti noi. E questo qua è proprio diciamo, non è solo oro, diamante, però, e questo qua per me, vedere e sentire, ascoltare la verità diventa libero. Per quello nostra fede come cristiani è secondo cosa dice la Bibbia. Quello qua. Da dove nasce il nome Jesus is Lord Church Worldwide? Ci potete fare una top life di questa casa di fede?
Sì, se magari se racconto è proprio una lunga storia. Siamo disponibili ad ascoltare. Perché noi, Jesus is Lord, è proprio born from the very heart of God. È proprio nata dal cuore del Signore. Certo. Perché il nostro preside è direttore spirituale, Brother Eddie, e una volta è proprio vittima di Landgraber, come si dice in italiano. Affettatore della terra, sì, affettatore della terra, e lui è proprio una vittima della Landgraber e vuole fare vendicazione, e per quello ha raccolto tutta la massa per poter fare ribelli tutto quello che ha fatto abusamente. Prima di tutto è vittima, poi nella seconda anche lui prima è atheist, non crede nel Signore, non crede, che esiste un Dio, perché dice sempre il nostro direttore spirituale, se c'è Dio perché c'è tante che soffre? Certo. È proprio una bella domanda anche, certo. Però quando la sua sorella che abita in New York, in America, che è una credente, sempre manda una lettera a Eddie, you must repent and be born again. Sempre dice così, e poi un giorno è proprio, c'è una grande crisi della sua percorso, cioè ha dato una sfida a Dio. Dice, se tu è un Dio potente, arrestami o fai una via così riesco a essere uscire in questa situazione. E proprio Dio ha arrestato il nostro spiritual director, Brother Villanueva. Da lì in poi he surrendered, si chiama surrendered. Ha dato la sua vita al Signore, e da lì in poi diventa lui insegna come studio biblico, perché lui è un professore di un'università, ma prima di insegnare della loro lezione c'è questo qua che si chiama Bible Study, studio biblico, cioè 10 minuti di presentare la parola di Dio a tutto la sua studente. Infatti ha soltanto 15 studenti del 1978, ma adesso diventa 15 operazioni che ha raggiunto anche 60 in più nazioni come Jesus is Lord Church. Quello. Bene. E vuoi aggiungere qualcosa, John? No, ha detto tutto, sai. Okay, è stato molto preciso, molto informativo. Ok. Sì. Ecco, se non vado errato, ogni fedele che entra nella vostra chiesa, nella vostra congregazione, se... ne diventa membro. Quali sono i vostri compiti? Per esempio, come è strutturata la vostra chiesa, qual è il compito del pastore, del predicatore? Sì, allora, voglio spiegare questo, perché... Qui ti interrompo, potete parlare, sì. Siete Aldrin, che tu Giovanna, sì, sei i vostri vari ruoli. Sì, sì. Sì, 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 sì. Allora, prima di tutto, sempre questa mentalità che dice, se io entro, divento un membro, se questo qua è il nostro standard, magari non è giusto, per la Bibbia dice. C'è uno che entra proprio qui, presentiamo la parola di Dio, che noi crediamo della potenza di Spirito Santo, che hanno mai una conviction? Convinzione. La convinzione del Spirito Santo, lo lasciamo alla persona, non come si chiama, forzare a venire. Okay. Non dobbiamo forzare a venire, la sua scelta di conoscere il Signore nel mondo della Bibbia. Meglio fare così, perché
il Signore proprio, noi creggiamo la Trinità, Dio, Spirito Santo e Gesù Cristo. Nel nostro mondo adesso noi creggiamo la potenza del Spirito Santo che può toccare il cuore di ciascuno, qualcuno che viene in chiesa, così va avanti. E il mio ruolo come pastore, come coordinatore di questa chiesa, è devo seguire la sua maturità nella sua cammina spirituale tramite l'insegnamento della Bibbia. Certo. E il tuo, John, praticamente? Invece il mio ruolo che mi è stato affidato dal Signore è seguire anche i nostri giovani come leader. Con questa opportunità ho avuto molte opportunità di vedere le diverse situazioni di giovani, di come essere giovani e come possono migliorarsi. Certo. E non solo, insomma, faccio anche parte di un gruppo che si chiama Worship Leading Team. Mi sono stato eletto come il jammer, che è praticamente il musicista, certo, è veramente un onore. Interessante, no? Per gli appassionati di musica come me è interessante. Sì, infatti da quando ho iniziato, la prima volta che ho iniziato con la chiesa è stato sempre per il motivo della musica, dall'inizio del mio cammino spiritualmente la musica è stata sempre vicino a me. Allo stesso tempo ho avuto tante difficoltà, ma allo stesso tempo mi sono divertito, insomma, certo, in questo cammino. E infatti il mio compito è solo seguire e sempre ubbidire alle parole del Signore, perché quello lì è il nostro compito. Perché, come dice nella Bibbia, se noi amiamo il Signore dobbiamo ubbidire. È ovvio. Anche perché abbiamo parlato all'inizio di innamoramento, no? Certo, quindi certo. È normale che l'amore di Dio, infatti, è talmente forte che, che è Lui che ci dà i ruoli, i compiti e ogni cosa è fatta per Lui. Sbaglio, sì. Pastore? No, perché è come tu hai ascoltato la parola di Dio, per mentre tu vai in cammina nella tua spirituale, secondo la Bibbia, conoscendo anche la parola del Signore, ti innamori di più e devi ubbidire quello che sta dicendo nella sua parola. Per quello il nostro fede è ubbidire il Signore e vivere come si deve secondo la parola di Dio. Certo. Ora, per i più profani che ci ascoltano, ahimè, non si dice messa ma culto o riunione di preghiera. Come funziona da voi un rito di preghiera? Se uno volesse innamorarsi di Dio diventando evangelico, sì, quale percorso deve fare e quali sono le vostre attività? Prego. Allora, prima di tutto, noi predichiamo la parola di Dio. Se magari uno che entra di qua, però nuovo, proprio, presentiamo la parola di Dio e deve devi fare una preghiera, presentiamo la parola di Dio, perché la salvezza proprio there is no other way than Jesus himself. Questo qua è scritto nel Giovanni 14:6. Io sono la vita, via e verità. E quello, dobbiamo predicare la parola di Dio. Mentre lui, lei viene frequenti, abbiamo lo studio biblico che proprio aiuta a crescere la sua cammina spirituale. Però questo qua non è per forza, la sua volontà proprio, per conoscere Dio di più, secondo la sua parola. Certo. E i giovani? Qual è il compito dei giovani, John? Allora, la domanda arrivava. Allora, per i giovani, più che altro, anche noi facciamo diversi gruppi, diverse sessioni, dove noi predichiamo la parola di Dio e facciamo anche, testimoniamo anche le cose che succedono, soprattutto
Ogni sabato, domenica o venerdì di solito noi facciamo un life group che praticamente si chiama in italiano Gruppo della Vita. Ah, però è un bel nome, Gruppo bellissimo. Della Vita, bellissimo. Dove noi parliamo della vita e seguendo anche un trama che proviene dalla Bibbia, insomma, tutte le cose che ci succedono, così da incoraggiare anche tutti i giovani che stanno passando un brutto momento. E anche bello perché personalmente ogni volta che faccio parte poi del gruppo della vita, nel momento dove sono un po' giù, ascoltando tutte le loro testimonianze, sai, mi incoraggiano, mi rendono più forte. Per i giovani, insomma, per gli altri forse sarà un po' così, brutta da sentire, però secondo me più vai in chiesa, più frequenti con il Signore, secondo me ti innamorerai di più. Sì, non è che seguiamo proprio una, devi fare questo qua dall'inizio alla fine, no. Facciamo una proprio riunione, come questo. Prima c'è la preghiera, c'è lode e adorazione, poi man mano che andiamo avanti c'è la parola di Dio e poi c'è la testimonianza. Bene. Sì, quella lì è molto importante per poter camminare con la potenza di Signore, per poter continuare la tua vita spirituale. Devi ascoltare proprio la parola di Dio, fondamentale, e poi anche devi sentire anche la loro testimonianza in varie difficoltà che proprio danno esperienza dalla potenza di Dio che sono passate. Quella lì è molto importante e molto incoraggiante anche per quello che ascolta. Bene, Aldrin e John, potete dare un messaggio a tutti quelli che vogliono innamorarsi di Gesù? Gian. Inizio io. Per i giovani, dai. No, soprattutto per i giovani. Io vi direi, in questo mondo che noi stiamo passando, in questo mondo che ci sono tanti casini, tanti frodi, non so, truffe, un mondo che adesso ormai è in movimento, in casino. Il mio consiglio, il mio suggerimento, il mio incoraggiamento per ogni giovane è avere una fede per il Signore, perché senza la fede noi non possiamo continuare. In ogni cosa dobbiamo avere fede, nel lavoro, nella scuola, nella nostra vita personale. Noi dobbiamo avere questa fede che ci porterà in un altro livello di servire le persone, di servire le persone altrui con cui stiamo. E noi dobbiamo solo credere in noi stessi, ma soprattutto anche al Signore, perché noi, tutti noi abbiamo delle credenze, abbiamo diverse tradizioni, culto oppure cultura, ma ognuno di noi è fatto com'è, però il mio incoraggiamento è stare sempre a fede al Signore. Prima di tutto voglio dirvi che Gesù ti ama, Dio è proprio ti ama, anche se siamo proprio peccatori. Anche se diciamo siamo già migliaia di migliaia, che siamo già lontano al Signore, però un passo avanti a cercare Lui, a accettare la sua amore, credi tu conosci il Signore che non ti lasci mai. Per questo voglio dare un messaggio a tutti: il nostro Dio ci ama molto a noi. E il nostro compito è ridare la nostra vita, così possiamo iniziare di nuovo il nostro cammino spirituale. Benissimo, amen. Per venire a trovarvi, ricordiamo gli orari della vostra chiesa, della vostra comunità, della vostra casa. Allora, di sabato abbiamo la preghiera dalle 7 di sera fino alle 8:30. E poi di domenica già abbiamo dal 10 alle 12, però nella settimana abbiamo anche online, che tramite online
leghiamo, ascoltiamo, abbiamo l'opportunità di ascoltare la loro testimonianza ogni mercoledì dalle 8:30 fino alle 9:30. Come si fa online solo per... Room in Messenger. Ok. E diamo un link. Schiacciano, poi entrano proprio al room. Link per me per Facebook, quindi si può Facebook, fare... Facebook Messenger. Ricordiamo magari il nome di Facebook, della vostra pagina Facebook. La pagina Facebook è GILPLA, come Facebook, e utilizziamo sempre, se non nome di Gian, come room, e il mio nome Andre Padilla. Bene. Io vi ringrazio veramente di cuore. Proprio un grande emozione. Mi avete voi emozionato me, innanzitutto. Grazie per questa opportunità. Grazie a Dio. Bellissimo. Grazie veramente, ma di cuore veramente a voi. Di solito capita che di interviste ne faccio tante, ma belle come questa non è mai successo. Perché abbiamo pregato, Signore. E perché grazie alla preghiera di Dio, sicuramente ci diamo una grande forza. Quindi, tanto vorremmo chiedervi, di certo, ma ce ne sarà l'occasione con una video, con un messaggio sulla vita di fede in una prossima rubrica che nascerà appositamente in questo sito www.contg.news. Pagina Facebook contg.news, pagina Instagram contg.news.md, canale YouTube contg.news, e dove scopriremo tutte le varie informazioni sulla vostra fede e soprattutto su quanto la parola di Dio ci può donare. E quindi, per dirla con il mio malsano inglese, change the life, be your miracle, sii il tuo miracolo, Dio ti ama. Grazie. Amen.